Ho scelto Manà. Prima pagina. Ho scelto Manà. Il mondo virtuale produce talvolta effetti reali. Per questo bisogna proteggere i più indifesi, i bambini. La pedopornografia è un crimine contro l'infanzia. Attenzione a chi incontrate nelle chat. Un bambino da solo con un computer nella sua stanza non è sempre al sicuro. Siate per lui occhi che guardano, perché il silenzio di un bambino potrebbe essere la voce del pedofilo. E questa è una campagna contro la pedofilia, perché noi di questo vogliamo parlare nella nostra prima pagina, insieme a Francesco Zanardi, che è portavoce della rete L'Abuso Onlus. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Ebbene, dottor Zanardi, è stato fatto un esperimento interessante quanto inquietante. Un giornalista del Fatto Quotidiano si è finto tredicenne e si è iscritto su un sito che si chiama Spy Gay. Che cosa è accaduto dopo? Ma dunque il sito SpyGay intanto è un po' di tempo, diciamo, è da poco tempo è stato aperto. Ci siamo accorti di che c'era appunto questo sito che nella pubblicità all'apparenza permetteva l'iscrizione ai 14enni e faccio notare che cambia il reato tra 14enni e 13enni, perché 14 anni è pederastia, mentre 13 anni è pedofilia. Provandoci a registrare sul sito, infatti, siamo riusciti a registrarci come tredicenni. Il sito è esplicitamente un sito di incontri ai fini sessuali, ecco, anche lo giornalista che poi ha scritto l'articolo, quando si è registrata, ha immediatamente iniziato a ricevere avanzi, inviti, ecco. Anche espliciti, diciamo, no? Con immagini. Sì, parecchio espliciti. Il sito, diciamo che è pressappoco strutturato tipo Facebook, con la differenza che ad esempio nella posta hai anche la possibilità di vederti in webcam con l'altro interlocutore. Questo è quello che è accaduto sia a noi che alla giornalista, ecco, ma non si ferma questo. Diciamo che noi il primo contatto che abbiamo avuto una volta iscritti, perché in combinazione siamo venuti a conoscenza di questo sito dietro un'altra indagine, non si sono preoccupati troppo di lasciarci anche alcuni interlocutori, di lasciarci il proprio numero di telefono, ecco. Direttamente. Questo quindi è tanto più grave, perché gli interlocutori potevano vedere attraverso il loro computer l'età del giornalista, che naturalmente ha fatto finta di avere 16 anni e 13 anni, quindi sapevano di confrontarsi con un minore. Esattamente, quindi l'età esplicita esce esplicitamente l'età della persona. La cosa è abbastanza grave, perché intanto il sito è un sito situato non all'estero questa volta, ma su un dominio italiano, quindi diciamo anche l'azione delle forze dell'ordine non è così difficoltosa, ecco, non servono rogatorie, c'è un intervento diciamo abbastanza diretto. Noi l'abbiamo segnalato circa un mese fa, dopo aver raccolto un po' di informazioni sia sui proprietari del dominio che sulla localizzazione. Purtroppo il sito risulta ancora adesso, in questo momento l'ho guardato pochi minuti fa, è ancora aperto, quindi niente si è mosso, insomma. Non si è mosso niente. La gravità di questi tipi di sito, diciamo che esistono molti tipi di incontri. Il discorso è che in genere uno si registra con una falsa identità. Il fatto che uno su un sito del genere si possa registrare con l'età di 13 anni lo porta diciamo l'adolescente incontro a parecchie problematiche, a parecchi rischi, no? Perché è facile, purtroppo, anche a volte legato alla crisi economica, spesso e volentieri i ragazzi non sanno come uscire la sera, e è anche capitato che persone si prostituiscano, diciamo, per trovare 50 euro da uscire sabato sera. Certo, è molto molto semplice, quindi anche stamattina, leggendo combinazioni e commenti che sono stati scritti sul Fatto Quotidiano, qualcuno diceva che l'abbiamo fatto chiudere perché ce l'abbiamo con i gay. Io in realtà sono omosessuale anche io,
La problematica non è l'orientamento sessuale, in questo caso era un sito indirizzato agli omosessuali, ma fosse stato indirizzato agli eterosessuali è comunque sia la stessa cosa, ecco, non, siti del genere mettono a rischio anche, diciamo, lo sviluppo sessuale del ragazzino, perché persone che possono venire tentate, che possono venire trainate nel giro anche inconsapevolmente della prostituzione, diciamo, maturano una sessualità che viene rapportata non a un legame affettivo, ma bensì al denaro. No, ma infatti il discorso non è assolutamente sul genere, ma è proprio sulla tipologia, no? Di sito e di possibilità, esatto, di incontri, anche perché questa giornalista, insomma, racconta proprio del tipo di richieste, di proposte che ha avuto, insomma, e anche cose abbastanza pesanti, con l'invio di immagini di uomini nudi, di organi genitali, quindi, insomma, immaginiamo un bambino di 13 anni che si imbatte in un sito del genere, ovviamente può rimanere profondamente turbato, rimarrebbe anche un adulto. Rimane turbato e purtroppo però dobbiamo ammettere che nell'incoscienza dell'adolescente, spesso l'adolescente al di là del turbamento magari è più, cioè guarda più lo stato pratico. Certo. Prendo l'idea, diciamo, istiga questo sito, ecco, un sito strutturato in questa maniera. Sì, anche perché sul sito, come ci diceva giustamente Francesco Zanardi, esiste un sistema di crediti, cioè si maturano postando materiale, intervenendo sulla bacheca, ma possono anche essere comprati. E quindi da 1 a 5 euro, pagamento che avviene tramite PayPal, i crediti servono per fare proprio i regali ad utenti, insomma, e quindi questo potrebbe sviluppare, come ci diceva giustamente Francesco Zanardi, anche magari un atteggiamento da parte dei giovanissimi che vogliono fare qualche soldino, una forma di prostituzione tra virgolette, no? Eh beh sì, esattamente, diciamo che già dalla prima pagina del sito è diciamo abbastanza, diciamo, attira, perché in realtà vedi degli adolescenti, presumo nessuno sia maggiorenne, dei ragazzini che appaiono in home page tutti a dorso nudo, quindi diciamo il taglio è già abbastanza esplicito del contenuto del sito. Poi andiamo, come ha scritto anche la giornalista, insomma, tra le linee guida, che poi è da vedere un attimo come siano controllate, verificate, eccetera eccetera, ci sono appunto dei regolamenti che sono banali, del tipo se hai 70 anni non cercare di conquistare un ragazzo di 13, sì, perché ci fai brutta figura, ecco, diciamo, con norme. Sì, ma sono dei consigli, molto... questi sono dei consigli, no? Cioè in realtà non è che viene definito come una norma vera e propria, sono dei consigli che vengono dati nel sito, insomma, anche se si parla di reato, però questo avviene sempre fra i consigli, no? Certamente, certamente, sì, non c'è, almeno da quanto abbiamo visto, è più di un mese che siamo bene o male dentro il sito, non esiste un controllo, ecco, come ad esempio su Facebook ti viene chiuso l'account, insomma le foto vengono eliminate, vengono segnalate, in questo caso manca, diciamo, qualunque regola che possa, diciamo, far sì che il sito sia utilizzato da dei minorenni, ecco, diciamo, certo, non c'è alcun tipo di censura. Senta, a proposito di questo, Zanardi, lei proprio come portavoce della rete L'Abuso Onlus, insomma, ci può raccontare come negli ultimi anni quello attraverso internet è diventato un canale privilegiato per adescare i minori, no? C'è qualche consiglio che lei si sente di dare alle famiglie, ai genitori all'ascolto, per evitare, insomma, che un giovanissimo possa incappare in una situazione del genere? Purtroppo di stare molto attenti, perché in realtà poi questi siti di incontro spesso e volentieri non funzionano solo su internet, ma hanno anche applicazioni che funzionano su iPad, iPhone, insomma sui vari palmari che noi abbiamo, ecco. In realtà secondo me andrebbe introdotta una norma per quanto riguarda la registrazione a questi siti, ovvero una norma di verifica, non so, fatta in base al codice fiscale, fatta in base al numero della carta d'identità, insomma una sorta di garanzia per entrare in questi siti, ecco, un sistema da poter appurare che le persone che si iscrivono sono maggiorenni, perché ripeto, in questo caso è particolarmente grave perché il sito si presenta come sito di incontri aperto ai minorenni, quindi la cosa è piuttosto grave, ma il minorenne che vuole, diciamo, un po' trasgredire non ha nessuna difficoltà a iscriversi anche a un altro sito, diciamo, aperto solo ai maggiorenni, dando dati falsi
non esiste alcuna verifica di questo. Quindi insomma, diciamo che più che ai genitori, sì, di tenere gli occhi aperti, è un invito in generale alla politica magari di creare degli strumenti normativi, no? Per questi siti, ma il problema è che spesso sono all'estero i domini di questi siti. Spesso sono all'estero, infatti il fatto strano è che questo, essendo italiano, non sia stato fatto ancora chiudere, ecco, probabilmente purtroppo non sto dando la colpa alla polizia, assolutamente, purtroppo i tagli che anche le forze dell'ordine hanno subito in questo periodo sono notevoli, infatti il personale è proprio al minimo. Per non riuscire a chiudere un sito, ripeto, residente in Italia, che insomma è un'azione diciamo abbastanza semplice per la magistratura, vuol dire che anche in questo settore ci sono difficoltà. Eh sì, è come questo sito spygay.it che è registrato in Italia, insomma, da un mese l'Abuso Onlus ha fatto questo esposto per quello che è accaduto e ancora non è successo niente, insomma il sito è ancora diciamo aperto. Diciamo che al momento vengono bene le associazioni come la nostra che bene o male segnalano, non ci sostituiamo la polizia, ma bene o male segnaliamo queste cose e diamo negli esposti, diamo già del materiale sul quale la polizia non deve più fare un'indagine, ma basta certo. Diciamo verifichi il materiale dato, diciamo certo. Diamo tra virgolette una mano anche a loro, ecco, certo. Per alleggerire un po'. Avete semplificato la procedura alla polizia, esatto. Però insomma rimane il fatto che ancora insomma non è accaduto niente. Occhio per i genitori, naturalmente queste notizie devono essere sempre un campanello d'allarme per tutti i genitori, perché sia i ragazzi consapevoli sia quelli inconsapevoli possono trovarsi in queste situazioni davvero davvero pericolose, anche perché ovviamente i pedofili si muovono attraverso, spesso e volentieri, attraverso questi siti. Io ringrazio Francesco Zanardi, che è portavoce della rete L'Abuso Onlus, e vi auguro davvero buon lavoro. Magari ci risentiamo per sapere come va a finire questa storia. Va bene, d'accordo. Grazie, grazie a voi. Buona giornata. Ho scelto Manà. Ho scelto Manà. Manà. Ho scelto Manà. Manà.